Questo programma è offerto da Terremoto, paura, tsunami. Palermo, cade dal ponteggio, muore operaio in via Libertà. Bagheria, il neo commissario straordinario incontra i dipendenti comunali. Sport, il Palermo vola sempre più in alto. Sicilia, terremoto, paura, tsunami. Una forte scossa di terremoto è stata rilevata in Grecia alle ore 22 di ieri sera 4 aprile. Un sisma di forte entità di magnitudo 5.6 con epicentro in mare a circa 142 km di profondità. Tale sisma è stato percepito distintamente dai paesi limitrofi fino in Italia alle ore 22.11 di ieri sera. La scossa di terremoto è stata avvertita in Sicilia, a Francofonte, in provincia di Siracusa. Molte segnalazioni indicano che la scossa è stata percepita nel sud Italia, soprattutto in Sicilia e in Puglia, Manduria e in provincia di Taranto. Attualmente non si registrano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita in modo evidente a Catania, Caltagirone, Augusta, Palagonia e Niscemi. La notizia è stata fatta circolare immediatamente sui social, segnalazioni anche dalla Calabria. La paura peggiore è il pericolo di tsunami, visto il triste precedente cileno. Palermo. Cade da ponteggio, muore operaio in via Libertà. È morto questa mattina nei pressi di via Simone Cuccia, al numero civico 42, dopo essere caduto da un ponteggio. L'uomo, prima di cadere, si trovava all'opera al terzo piano. È volato dall'impalcatura ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Adesso si attende l'arrivo del magistrato, presumibilmente per controlli legali alla regolarità dei lavori e della sicurezza. Si chiamava Antonio Gaglio. Il cadavere dell'uomo, fino a questo momento, è ancora sul posto perché si sta aspettando il medico legale. Nel volo sarebbe finito all'interno di una proprietà di uno studio dentistico chiuso. Vi è infatti stata grandissima difficoltà per estrarre il suo corpo. Sono infatti dovuti intervenire i vigili del fuoco insieme al gruppo speleologico. L'anziana proprietaria dell'immobile è stata colta da un malore mentre assisteva al tragico evento ed è stata portata presso un ospedale cittadino. Enna, arrestato pensionato per violenze sessuali su minori. È stato arrestato ad Enna, un artigiano di 70 anni. Dovrà rispondere ad atti di violenza sessuale aggravata su minori. Immediatamente scattata al termine dell'inchiesta l'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo, secondo quanto viene raccontato, da oltre 2 anni, approfittando delle condizioni economiche disagiate delle vittime, aveva ingenerato un rapporto di sottomissione. Acquisiti anche gli sms che l'uomo inviava alle ragazzine e che si sono riscontrati vere dopo le accuse. Palermo. Estorcevano imprenditori. Arrestati i titolari di un noto ristorante. I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno eseguito 7 provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettante persone, emessi dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di estorsione, rapine e lesioni personali, con l'aggravante di avere commesso il fatto con metodo mafioso, ovvero avvalendosi della forza di intimidazione connessa ad un sodalizio di tipo mafioso e delle condizioni di assoggettamento ed omertà da essa derivanti. Le indagini hanno consentito, tra l'altro, di evidenziare come anche dal carcere Cosa Nostra riesca ad incidere nelle dinamiche imprenditoriali della provincia palermitana. Ulteriori particolari saranno resi noti nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi alle 10.30 presso la palazzina M della Procura della Repubblica di Palermo.
Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristoranti e pizzeria. Contrada piano di scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, contrada Filaccina, a Bolognetta. Palermo. Incidente in via della Regione Siciliana. Abbattuto un semaforo. Un altro incidente stamani a Palermo. Un tamponamento all'altezza del semaforo di via Perpignano, nella corsia centrale, direzione Trapani. Secondo una prima ricostruzione, un'auto avrebbe perso il controllo a causa di un auto articolato che si sarebbe fermato repentinamente. L'auto si è poi schiantata contro il semaforo all'incrocio, che è stato praticamente abbattuto. Le condizioni dell'asfalto bagnato hanno favorito il susseguirsi del tamponamento. Infatti, nel tentativo di evitare lo scontro, tre autovetture in coda sono finite una sopra l'altra. Al momento pare che nell'impatto siano rimaste ferite 5 persone. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i medici del 118. Londra. Terminata la latitanza del boss siciliano Domenico Rancatore. Dopo 20 anni è terminata la latitanza del boss siciliano Domenico Rancatore. Dopo essere stato liberato la scorsa settimana dalla polizia britannica, ieri sera è stato nuovamente arrestato a ovest di Londra. Il suo mandato internazionale di cattura è partito dall'Italia. Rancatore, 65 anni, deve scontare una pena di 7 anni, diventata definitiva nel 1999 per associazione mafiosa a Palermo dal 1987 al 1995. Palermo. Assurdo incidente al Politeama, episodio in stile Fast and Furious stamani in pieno centro a Palermo. Per via di un assurdo incidente tra un Audi e una volante della polizia. L'auto delle forze dell'ordine in questione stava probabilmente viaggiando lungo via Filippo Turati e mentre tentava il sorpasso dell'altro veicolo, questo si sarebbe spostato nella stessa direzione della volante, che subito avrebbe trascinato l'Audi fino a piazza Castelnuovo. Non ci sono per fortuna feriti. Marsala, un altro uomo gambizzato. Ieri pomeriggio, intorno alle 15, un'altra sparatoria a Marsala, precisamente in via Trapani, di fronte all'istituto agrario A. Damiani. Si tratterebbe di Gaspare Barracco, gambizzato, mentre era al bar, proprio come successe 15 giorni fa circa in via Roma. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118. Le dinamiche sono ancora da chiarire. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy danza. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Bagheria, il neo commissario straordinario incontra i dipendenti comunali. Un incontro veloce ma sentito ed apprezzato dai dipendenti comunali, quello di mercoledì tra il personale del comune ed il neo commissario straordinario Michela Savina Laiacona.
Mercoledì mattina una circolare del segretario generale informava i dirigenti che dovevano farsi portavoce verso tutti i dipendenti dei rispettivi settori che la dottoressa La Iacona intendeva incontrare il personale comunale. Nel pomeriggio, sul finire della giornata lavorativa, alle 17.45, con un breve saluto la dottoressa La Iacona, neocommissario straordinario del comune di Bagheria a seguito della sfiducia votata verso l'amministrazione Lomeo, si è presentata ai dipendenti in un clima informale in aula consiliare. Desideravo presentarmi a voi e comunicarvi che le mie porte sono aperte a chiunque voglia incontrarmi, è quanto ha dichiarato La Iacona, che in questi due mesi che separano la città dalle prossime elezioni amministrative previste per il 25 maggio 2014, guiderà l'amministrazione comunale cercando di affrontare annose questioni, prima tra tutti la difficilissima situazione economica dell'ente. L'aula consiliare Gargano, dove si è svolto l'incontro, era gremita di dipendenti comunali che hanno apprezzato la decisione della dottoressa La Iacona nell'averli voluti incontrare. Villa Abate, grande partecipazione all'inaugurazione della mostra La cultura per una nuova primavera villabatese. È stata inaugurata presso l'aula Rocco Chinnici della biblioteca comunale Edoardo Salmeri, alla presenza di un folto pubblico e dei liceali del Danilo Dolci, la mostra pittorica La cultura per una nuova primavera villabatese. Sarà visitabile fino a domani, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, dove saranno esposte numerose opere di artisti siciliani contemporanei. A presentare l'iniziativa Caterina Vitale, che ha introdotto le personalità principali: l'avvocato Giovanni Chinnici, figlio del giudice Rocco, ucciso dalla mafia nel 1983 e dal quale è intitolata l'aula dove si è svolto l'evento; i pittori Franco Locascio, Mario Pecoraro e l'esperta comunale per le politiche per la legalità Giuseppina Tesauro, sindaco Francesco Cerrito e il vice sindaco Francesco Giglio. Il figlio del giudice Chinnici si è soffermato sul valore della bellezza, invitando i giovani a riscoprirla partendo proprio dalla nostra regione, luogo spesso deturpato dalla barbarie e dall'indifferenza umana. Franco Locascio ha invitato i presenti e soprattutto i giovani ad essere creativi e a scoprire tutte le minime sfaccettature dell'arte che trovano spesso spiegazione nell'animo dell'artista. Mario Pecoraro si è soffermato invece sul ruolo dell'Aliart, punto d'incontro di arte e di cultura. Apprezzamenti da sindaco, vice sindaco ed esperta per la legalità Giuseppina Tesauro. Sport. Il Palermo vola sempre più in alto. Continua il magico percorso del Palermo verso la massima serie. Ieri sera al Barbera, ennesimo esame superato. Altri 3 punti d'oro che portano Iachini e Rosa a 13 punti dall'Empoli. Vittoria contro l'Avellino per 2-0 con le reti di Capitan Barreto e del centrocampista Bolzoni. La prossima sfida sarà il derby contro il Trapani. Questo programma è stato offerto da Buona fine settimana a tutti gli amici ed amiche del meteo.it, il sito dove la il fa la differenza. Previsioni per sabato 5 aprile: circolazione depressionaria al centro-sud con piogge temporali, va un po' meglio al nord dove ci sarà anche un maggior soleggiamento. Ecco il dettaglio: al nord nuvolosità diffusa soprattutto sui settori orientali, ancora con qualche debole pioggia sul Friuli Venezia Giulia e sparsa ed occasionale sulle Alpi e Prealpi in genere, più sole al nord-ovest e sui confini alpini. Al centro tempo instabile con piogge temporali dapprima sulle Marche, Umbria e Abruzzo, poi possibili anche sul resto delle regioni, anche se con intensità minore e alternate a delle schiarite. Migliore entro sera con la cessazione di questi fenomeni. Scendiamo verso il sud, dove il tempo sarà diffusamente nuvoloso con piogge dapprima sulla Sicilia orientale, la vediamo coinvolta, e Campania. Poi temporali si
propagano sull'isola, rimarranno sparsi anche altrove, eccetto sulla Puglia, dove il tempo sarà migliore. Entro sera fenomeni in diminuzione. Nevicate in Appennino sopra i 1700-1900 metri circa, sulle Alpi siamo sopra oltre i 2000 metri. Venti a rotazione ciclonica sui bacini meridionali, deboli, orientali, altrove. Minime che non subiscono particolari variazioni, oscillanti tra i 9 e i 14 gradi su tutto il territorio nazionale. Di giorno sarà molto mite al nord, con i suoi 20-22 gradi, solo fino a 21 gradi al centro e ancor meno al sud, dove non si supereranno i 17-18 gradi. Carissimi, per oggi concludiamo qui. Il meteo.it sempre al tuo fianco per fornirti previsioni affidabilissime, diffidate dalle brutte imitazioni però. Ciao! Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 5 aprile, si ricorda San Vincenzo Ferrer. Il nome Vincenzo, tratto dall'aggettivo latino vinces, significa letteralmente vincente o colui che vince. È un nome di chiaro valore augurale che in ambiente cristiano può essere interpretato come vincente sul male. Dice il proverbio: ogni ombelico ha la sua pancia, ogni paese ha la sua usanza. Sono nati oggi Gregory Peck, Simona Cavallari, Simone Inzaghi. Il 5 aprile 1722 era la domenica di Pasqua quando il navigatore olandese Jacob Roggeveen, durante un viaggio d'esplorazione dell'Oceano Pacifico, sbarcò sull'isola di Rapa Nui, da lui ribattezzata appunto Isola di Pasqua. Il 5 aprile 1817, al Salone di Parigi, il barone Carl von Dreis presenta pubblicamente la Dreisina, un veicolo a due ruote antenato della bicicletta che diviene un divertimento utilizzato sia dai giovani borghesi che dagli aristocratici. Infine, il 5 aprile 1913, lo scienziato Niels Bohr pubblica nel Philosophical Magazine la sua teoria sulla struttura dell'atomo. È l'inizio di numerosi studi sui fenomeni della fisica atomica. Bohr otterrà il Nobel nel 1915. 22. Charlie Chaplin ha detto: la giovinezza sarebbe un periodo più bello se solo arrivasse un po' più tardi nella vita. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, sabato 5 aprile. Ariete, se avete in programma un viaggio di lavoro partite tranquilli, oltre a non incontrare intoppi conoscerete gente in gamba e farete esperienze interessanti. Una giornata vivace e dinamica proprio come piace a voi, comunicative in rialzo, idee convincenti. Toro, è una tranquilla giornata di lavoro, di quelle a tutta calma come piacciono a voi. Potrete stare più tempo con chi amate in famiglia o con voi stessi. Una piccola sorpresa sul fronte economico vi farà sentire liberi di soddisfare un piccolo capriccio. Gemelli, armonica Marte quadrata a Mercurio, la Luna nel segno può comunque garantirvi una giornata, se non esaltante, almeno passabile. Affinché le cose vadano a buon fine, non peccate di eccessivo ottimismo e organizzate tutto a puntino. Cancro, l'umore ballerino apparentemente non avrebbe ragione di essere se non fosse che la vostra sensibilità capta anche ciò che agli altri sfugge. Una piccolissima variazione dell'ambiente intorno vi fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminatela. Leone, con un trigono a Marte, la Luna in Gemelli vi mostra la sua faccia più sorridente. Buon per voi e per le vostre sorti amorose. Riappacificazioni. Savoir-faire e proprietà di linguaggio vi valgono nuovi contatti e l'appoggio di persone influenti. Vergine, insufficiente per crearvi guai seri, ma volubile quanto basta per disorientarvi. La Luna in Gemelli, bersagliata da Mercurio, scombina i programmi. Se un appuntamento salta, non è mica la fine del mondo, perciò non fatevi assalire dallo sconforto. Bilancia, un trigono euforizzante lanciato dalla Luna in Gemelli a Venere vi spedisce al settimo cielo. Serenità, buon umore, viaggi culturali o di lavoro. Una gita romantica, una gradita novità, una dichiarazione a sorpresa, una piccola vincita al gioco. Scorpione, organizzate una cenetta con dei vecchi amici. Potrete aggiornarvi sulle ultime novità, noleggiare un DVD, ascoltare un CD uscito di recente. Attivatevi in anticipo e programmate una vacanza di gruppo in una località esotica. Sagittario, in virtù della quadratura scambiata tra la Luna e Mercurio, oggi l'umore vira verso il basso.
Tenete testa agli impedimenti senza perdere il sorriso. Gli amici possono fare molto per voi, anche se avete altro per la testa, lasciatevi catturare dalla loro allegria. Capricorno, oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui potete fermarvi un attimo a raccogliere le idee e recuperare forza ed energia. Alcune tensioni nell'ambiente di lavoro vi danno da pensare, ma sono indipendenti dalla vostra volontà. Acquario, con la Luna in Gemelli in trigono a Venere, oggi ostentate un equilibrio davvero a prova di bomba. Trattative commerciali e conquiste a go-go. Gli amici vi approvano e vi rispettano. L'umore frizzante e la comunicativa calamitano l'attenzione. Pesci, della Luna nei Gemelli non ci si può proprio fidare, tanto che, cogliendovi di sorpresa, rimette in circolo errori da dimenticare. Malintesi, incomprensioni, incontri con persone del passato. Attenti all'ironia, rischiate di ferire chi non ha colpe.